Ciao a tutti, a tutte, a tutto ciò che c'è in mezzo. Potete vedere le mie dita dagli occhiali, mamma mia, sto video. Fresha! Sono in una località non precisata del nord Italia, vicino alla Svizzera, e ho appena visto Sonny Colbrelli diventare campione d'Europa. E non c'è niente da fare, in Europa i più forti, almeno quest'anno, siamo noi in tutto. È una dominazione totale, stiamo giocando a risico. Poi vabbè, i campionati europei sono proprio il nostro giardinetto di casa. 4 anni di fila, 4 campioni diversi. Non ricordo niente del genere in nessuno sport, tipo, quando succede questa cosa? Gara pazzesca, corsa al massimo da subito, esattamente le gare che piacciono a me. Come dico sempre, mi piace il concetto di guardare la corsa dal primo all'ultimo chilometro. E che i direttori sportivi la pensino così, che guardino il percorso come una linea unica, non solo guardando gli ultimi 20 o 30 chilometri. E in una corsa senza radioline, questo concetto trionfa totalmente. Ovviamente non c'è nulla di tattico in questa mia analisi di oggi, anche perché la gara l'ho più ascoltata che vista. Anzi, per oggi devo ringraziare il Magro e Greg, perché seguire l'Italia e queste gare molto divertenti con loro, un intrattenimento di alto livello. Però se ci pensiamo, è stata corsa letteralmente come una grande classica del Nord, con magari un tratto di pavé importante, 80-100 km all'arrivo, che fa esplodere totalmente la corsa. In questo caso è stato il Monte Bondone, e da lì in poi non ci si è più voltati indietro. I velocisti più puri sono stati totalmente esclusi alla corsa ed è stata una lotta d'eliminazione purissima. Sono rimasti in 24, poi in 9, poi in 3, poi in 2. E Remco ha fatto esattamente una gara alla Remco e stava per fare la remcata classica di rimanere da solo. Chi ha visto il video su Remco Long Range avrà avuto una gran serie di lampadine che gli sono scattate durante questa gara. Dal momento in cui attacca, tira le trainate della Madonna e poi chiede il cambio agli altri, dal fatto che ha sempre comunque cercato di staccare tutti fino alla fine, e la sua per ora totale assenza di volata che lo costringe a correre esattamente come ha corso oggi, come corre appunto praticamente ogni gara di un giorno che fa. E oggi sostanzialmente gli è riuscito, ragazzi. Solo Sonny Colbrelli con la gamba del Tour de France è riuscito a stare dietro a Remco. Quindi non diciamo che lo può far solo nelle corse minori. Ha staccato Pogačar, ha staccato un Cofroi formato veramente notevole. E poi a chiudere perfettamente. Il classico Remco che si incazza perché non sa perdere. Ha fatto un gesto puramente da bambino, perché anche se ti incazzi, anche se ce l'hai con l'altro che non ha tirato per gli ultimi 20 km, che è una cosa che succede in tante corse che vediamo, comunque corridori, ma soprattutto uomini di esperienza, non si lasciano andare a gesti repentini, istintivi del genere. Le questioni di gara si possono risolvere in tanti modi: in corsa, ai microfoni o parlando fuori dalla corsa, fra colleghi. Questo non è sicuramente il modo migliore, ma noi Renko lo conosciamo, ci piace così. Sappiamo che ha questa personalità e ci piace vederlo crescere mentre lo osserviamo. Sono estremamente curioso di vedere cosa sarà Remco fra 10 anni, per esempio, a livello principalmente umano, appunto. Nel frattempo, celebriamo un Sonny pazzesco. È l'anno della consacrazione, l'anno più bello della sua carriera. Dopo Elia, Matteo e il Giacomone, c'è Sonny. Tenuta in salita spaventosa, va forte su tutti i terreni. In volata, ovviamente, contro Remco era imbattibile, lo sarebbe stato anche contro gli altri, perché ha una gamba incredibile. In questo momento è assolutamente uno dei ciclisti più forti del mondo, è un piccolo Wout van Aert. Fare questo video è stata già un'impresa. Oh, super fresha! Ci vediamo ai prossimi video, forza Sonny!